Ciao ragazzi, io sono Gabriele Zingaro e anche oggi sono qui per darvi 5 consigli dedicati alla pesca a mosca. Nel caso specifico davanti a me vedete che ho il mio morsetto, perché questi consigli che vi do oggi sono dedicati soprattutto a chi ama costruire le proprie mosche. Parleremo di montaggio parachute, molto efficace, molto visibile in pesca. Ci sono delle accortezze, delle malizie che noi costruttori mettiamo in pratica per realizzare un parachute migliore. Ho deciso che voglio parlarvi di queste accortezze e queste malizie per poter migliorare magari il vostro modo di realizzare questo montaggio molto particolare. Andiamo a vedere quali. Cominciamo proprio dal primo. La prima cosa che occorre realizzare quando facciamo un montaggio parachute è proprio lo spot. Per realizzare lo spot ci sono diversi sistemi. Innanzitutto andremo a utilizzare dell'Antron Yarn. Antron Yarn che in questo caso, come vedete, sto utilizzando, ho scelto di utilizzare di due colori diversi. È possibile utilizzarne anche uno solo. Preferisco in molti dei miei montaggi parachute utilizzare due colori per un motivo molto semplice, perché passando da una zona di luce a una zona di ombra, l'utilizzo di due colori diversi di Antron Yarn sicuramente mi aiuta nel continuare a vedere correttamente l'artificiale, non che in caso di bollata non si veda, però preferisco vederlo bene soprattutto per quello che riguarda il dragaggio, non tanto per la boccata del pesce. Andiamo quindi a realizzare questo spot parachute con due colori di Antron Yarn. Prendo il primo colore, in questo caso un Sunburst Orange, lo rimuovo dal rocchetto e lo metto da una parte. Prendo l'altro colore, Fluo Melon in questo caso. Ripeto, la scelta dei colori è assolutamente casuale, potete utilizzare qualunque gradazione e tonalità preferite. Rimuovo anche questo dal rocchetto e li vado a mettere uno assieme all'altro. Ovviamente sto lavorando su un amo misura 14. In questo caso utilizzerò tutti e due interamente le fibre. Qualora dovessi scendere come dimensione dell'amo, potrebbero essere troppe le fibre dell'Antron Yarn e quindi sarebbe preferibile toglierne qualcuna per poter realizzare un parachute quantomeno un po' più esile, che non dia fastidio e non sbilanci il peso dell'artificiale. Vado quindi a mescolare queste due fibre. Posso anche affiancarle una con l'altra. A questo punto, dopo che ho preparato le fibre, prendo il mio filo di montaggio, in questo caso un 8-0, e lo vado a fissare sul mio amo. Chiaramente, essendo un tutorial dedicato esclusivamente al parachute, non andrò a realizzare la mosca completa, ma mi dedicherò esclusivamente a questa parte della realizzazione. Mi fermo laddove andrò a realizzare lo spot, quindi diciamo nella tre quarti avanzata dell'amo. Prendo i due ciuffi e a questo punto ho due modi, ho diversi modi per realizzare lo spot del parachute. Il primo è fissare i due ciuffi in questa maniera qui, fermarli nella parte superiore e tagliare poi l'eccedenza. Qualora decidiate di utilizzare questo tipo di montaggio per fissare lo spot, vi consiglio di tagliare a questo punto l'eccedenza con le forbici angolate di circa 45 gradi. Questo favorirà il profilo conico del corpo dell'artificiale. In questo caso, come vedete, sto utilizzando anche delle forbici che hanno un profilo tondo, proprio per facilitare la questione. Non è questo comunque il sistema che io preferisco per la realizzazione del mio spot parachute. Un altro sistema molto efficace, che è quello che prediligo, è prendere le due fibre per le estremità, passarle sotto al filo di montaggio e tenerle incastrate con il peso del bobinatore. L'unico fattore al quale dovete stare attenti con questo tipo di montaggio è che andrete a raddoppiare la quantità di parachute, di fibre del parachute che andrà a comporre poi lo spot. Quindi nel momento in cui scegliete di utilizzare questa quantità di fibre, sappiate che con questo montaggio le fibre vanno raddoppiate, quindi potrebbero diventare troppe. Faccio due giri al centro, tenendo fermo con il dito lo spot per evitare che in fase di avvolgimento mi vada a ruotare sul gambo dell'amo stesso. Quindi lo fermo, stringo un po'. L'importante quando fate questo montaggio è di non allargare troppo la zona in cui andate a fissare lo spot del parachute, perché se lo allargate troppo dopo distanziate eccessivamente le fibre fra di loro. Prendo le fibre, le alzo con le due dita, passo esterno e comincerò a girare con il filo attorno alle fibre stesse. Questo avvicinerà le fibre, stringerò
avvicinerà le fibre ulteriormente fra di loro e andrò a realizzare quella zona consistente dove andrò ad avvolgere poi la piuma. Per evitare che possa in qualche maniera srotolarsi, ogni tanto vado a fare un giro sul gambo dell'amo, quindi avvolgo e poi scendo sull'amo e gli giro intorno. Salgo con lo spot e stringo. È importante stringere un po' per avvicinare le fibre fra di loro, altrimenti lo spot viene di fatto troppo largo. Fermandomi sul gambo dell'amo. L'importante, come vedete, è pettinare le fibre per fermarle nella posizione corretta. Ho realizzato il mio spot per il parachute. Non è una casualità che ho utilizzato la fibra totalmente nella sua lunghezza, perché evita che il filo si srotoli mentre lo sto avvolgendo. A questo punto, dopo che ho fissato correttamente lo spot, potrò andare a quantomeno ad accorciare la fibra stessa in questa maniera qui. Tengo con le due dita l'estremità, tendo a girarla un pochettino per incastrare tutte le fibre, intrappolare tutte le fibre e la taglio. Chiaramente andrò poi a rimuovere ulteriormente l'eccedenza al termine del montaggio. Qualora vogliate cementificare ulteriormente il montaggio in questo spot sulla base dove andrete ad avvolgere la piuma, un goccio di colla cianoacrilica vi consentirà di avere tutto in maniera più fissa. In realtà io lo utilizzo, ma lo faccio dopo che ho fissato la piuma, così anche il calamo della piuma stessa resterà intrappolato in maniera migliore addosso al supporto che ho realizzato. Per lavorare in maniera più precisa andrò a farlo con uno spillo di servizio. Quindi prendo lo spillo, pulisco il pennellino e vado a applicarla proprio qui. Do magari altri due giri e mi fermo in questa posizione qui. Lo spot del parachute tendenzialmente lo realizzo nella prima fase della mosca per varie motivazioni. Primo, perché mi dà un ottimo riferimento sulle proporzioni della mosca. Secondo poi, perché non va ad interferire con altri passaggi che andrò a realizzare successivamente. Quindi generalmente quando realizzo una mosca parachute faccio lo spot, la coda e poi monto il resto. Il secondo consiglio del quale voglio parlarvi è quello relativo alla scelta della piuma. Mi capita di vedere montaggi parachute con una piuma o troppo piccola o troppo grande nella realizzazione. A prescindere che andiamo a utilizzare un amo groove o un amo dritto, la piuma deve essere proporzionata per una questione di galleggiabilità e per una questione di assetto della mosca in pesca. Parliamo dell'amo dritto. La scelta della piuma sull'amo dritto deve essere una piuma che non va a superare o comunque non va a interferire troppo tra la lunghezza del gambo dell'amo e le code. Quindi tendenzialmente io scelgo una piuma che non va oltre la lunghezza del gambo dell'amo e arrivi forse all'inizio. Chiaramente c'è un margine di tolleranza, ma la scelta di una piuma o troppo piccola o troppo grande crea di fatto parecchi problemi in parecchi montaggi. Andiamo a vedere come scegliere questa piuma. Qui ho due colli di gallo molto diffusi, il brown e il grizzly. Brown e grizzly, che sono due colori che funzionano su parecchi dressing, hanno sicuramente una storia nella realizzazione di questi artificiali. Vado a scegliere in questo momento il colore brown. Da quale parte del collo vado a prendere la piuma per realizzare il parachute? La parte del collo è più o meno la stessa dove sceglierò quella per fare eventualmente anche il montaggio Palmer, ovvero questa zona qui, che sono generalmente le parti del collo di gallo. Questo è un mezzo collo, sono le parti del collo di gallo dove solitamente vado a scegliere le piume per la realizzazione delle secche. Quindi vado a scegliere la piuma. Adesso chiaramente andrò ad occhio. Con l'esperienza negli anni poi avrete meno difficoltà nella scelta della piuma. Ho scelto una piuma, la vado ad allargare e andrò a scegliere che la piuma correttamente va ad aprirsi sul mio spot. Quindi la piuma corretta è questa qui, ovvero con le fibre che non superano eccessivamente la lunghezza del gambo dell'amo. Non deve essere né più corta né troppo più lunga. Quale parte della piuma andrò a rasare? Le piume al loro interno hanno una sorta di lanugine nella parte più bassa, una sorta di triangolino che va a stringersi. Quella parte lanuginosa è una parte che tende a bere molta acqua. Andrò quindi a pulire
la piuma laddove posso togliere il più possibile questa parte di piume lanuginose. La aprirò e in questa maniera mi sono accertato che avrò la piuma pulita e precisa per realizzare il parachute. Questo per quello che riguarda la scelta di una piuma su un amo dritto. Se invece dovessi decidere di realizzarla su un amo grub, quindi ad esempio la classica clean cammer o un emergente fatta in parachute, andrò ad utilizzare questo tipo di parametri. Cambio amo, chiaramente metto un amo grub, in questo caso è un po' grande come amo grub, però serve correttamente per farvi vedere ciò di cui stiamo parlando. Inserirò l'amo nel morsetto, fisso il filo e andrò a fare lo spot esattamente come detto in precedenza. Una volta realizzato il mio spot, andrò a scegliere la piuma con gli stessi parametri dell'altra piuma, ovvero accertarmi che non vada a superare il gap dell'amo, quindi la lunghezza del gap dell'amo. Stessa zona del gallo dove l'ho scelta in precedenza per l'amo dritto. Chiaramente dovrò in questo caso scegliere una piuma di dimensioni maggiori. Proviamo questa, la allargo, eccola qui, anche in questo caso vado a pulirla e avrò la piuma della dimensione corretta per far sì che il parachute anche sull'amo grub sia realizzato in maniera corretta. Scelta la piuma, fissato lo spot, non ci resta che andarla a montare correttamente a ridosso dello spot. Andiamo a vedere come fare. Stiamo lavorando di nuovo sull'amo grub che abbiamo visto realizzare in precedenza lo spot e scegliere la piuma. Prenderò la piuma che ho scelto per l'amo grub, vado a fissarla a ridosso dello spot stesso. Piuma pulita, come vedete. Uno degli errori che si commette più spesso nella realizzazione del parachute è mettere il calamo troppo attaccato alla prima fibra. Fisso il calamo vicino allo spot e lascio, sollevandolo, qualche millimetro tra il primo giro che farò e il calamo pulito. Questo impedirà alle prime fibre, quando andrò ad avvolgere il parachute, di andare sparate in una maniera non corretta. Mi raccomando, la piuma deve essere in questa posizione qui. Bisogna sfruttare la naturale conicità della piuma stessa in maniera tale che vada verso il basso e non verso l'alto, altrimenti avremo un assetto non corretto. Dopo averla fissata, andrò a fissare la piuma addosso allo spot. In questa maniera, quando andrò a fare i primi giri, la piuma non avrà queste fibre antipatiche sparate verso l'alto. Non che comporti un grave problema nella pesca, però esteticamente sicuramente è più bella così. Quindi andrò a fare questo tipo di montaggio per impedire alle fibre di mettersi in maniera disordinata. È un piccolo trick, non è molto complicato da realizzare, è una stupidaggine, però ci può fare davvero comodo. Una volta che ho fatto questo lavoro qui, con le dita o con una pinza per avvolgere le ecol, dovrò andare ad avvolgere la piuma stessa. Quindi andrò a rimuovere il calamo. A questo punto prendo la pinza per le ecol. Vi sconsiglio di fissarla troppo in punta perché altrimenti rischiereste che potrebbe rompersi la piuma. Prendo la piuma, comincio a girarla facendo attenzione che ogni giro finisca sotto al precedente. Io ogni volta che arrivo a ridosso del gambo dell'amo vado giù. Così. Chiaramente la quantità dei giri poi dipende da quanto volete fare la vestita, tra virgolette, e soprattutto quanto necessita di galleggiare l'artificiale. Vado a fermare la piuma. Ci sono sostanzialmente diversi sistemi, ma i due più diffusi sono questi. Il primo consiste nel prendere, ovviamente senza calare di tensione con la pinza avvolgi-ecol, prendere con la mano sinistra, per chi non è mancino, le fibre del parachute, tirarle indietro e fissare la piuma esattamente davanti allo spot.
Chiaramente qua, se avete realizzato il torace, l'andrete a fissare, come è plausibile che sia, l'andrete a fissare in testa. Eccola qui. A dirla tutta, questo non è il mio metodo preferito, come non lo è avvolgere la piuma in questa posizione qui. Andrò poi a farvi vedere dopo la posizione originale con cui Hans van Klinken realizzava e realizza ancora ovviamente le sue parachute spostando la posizione dell'amo. Prima però voglio farvi vedere l'altro metodo per fermare la piuma, che è quello che utilizzo io maggiormente. A questo punto avrò la piuma sotto al parachute, come appena avvolta. Prendo il filo di montaggio e passo sotto alle fibre della piuma. E sotto alla piuma stessa, sempre cercando di non intrappolare le fibre, non calando mai di tensione, passo sotto facendo così avrò la piuma fissata sotto allo spot. Chiaramente questo comporta che voi dovrete calcolare già in fase di realizzazione del torace che vi fermerete lì una volta fissata la piuma del parachute, e quindi dovrete poi tornare sull'occhiello oppure, cosa più facile, realizzare il nodo sotto allo spot del parachute. Se invece l'avete fissato nella maniera semplificata, diciamo così, nella prima versione del fissaggio della piuma, a quel punto dovrete semplicemente realizzare il nodo in testa sull'amo e la mosca è finita. Per farvi vedere invece come chiudere la mosca sotto allo spot del parachute, passerò al montaggio spostando la posizione dell'amo, come vi dicevo in precedenza. Il quarto consiglio riguarda proprio come chiudere il parachute sotto allo spot stesso. Immaginiamo che siamo arrivati a questo punto della realizzazione e abbiamo tutto l'artificiale praticamente fatto. Resta solo da avvolgere lo spot attorno, quindi avremo il corpo, il torace e la testina già fatta. Quindi a questo punto io finirò l'artificiale con un nodo sulla testa e vado a rimuovere il filo di montaggio. Tengo a precisare che non ho realizzato l'artificiale in maniera completa per lasciare visibilità nella parte che mi interessa mostrarvi. Trovate parecchi video sul mio canale YouTube in cui realizzo spot e fissaggio di piume in questa maniera, totalmente sulla mosca, quindi vi invito a guardare i video in questione. Fatto il nodo in testa all'artificiale dopo averlo finito, andrò a rimuovere il filo di montaggio. Prendo l'amo, lo tolgo dal morsetto e lo sposto in questa posizione, in maniera perpendicolare. A questo punto riprendo il filo di montaggio e vado a fissarlo esattamente sullo spot. Mi raccomando, non vi mangiate, tra virgolette, il gap che avevate lasciato, quindi fra il calamo e lo spot. Vado con il filo di montaggio praticamente a ridosso del gambo dell'amo. Prendo la pinza per avvolgere l'ecole, pinzo la mia ecole e comincio ad avvolgerla andando verso il gambo dell'amo, quindi di fatto scendendo. Fatto questo, trattengo la piuma con la pinza e vado a fermarla esattamente a ridosso del gambo. Cambio mano e la fisso anche dall'altra parte. Mi raccomando, non troppi giri, altrimenti rischiate di fare troppo filo di montaggio sotto. Prendo le forbici e vado a rimuovere la punta dell'ecole. Fatto questo, dovrò andare a chiudere la mosca esattamente sotto allo spot del parachute. Il sistema è lo stesso che ho spiegato nel video in cui parlo della costruzione base per le ninfe, ovvero utilizzare le dita. Prendo due dita, realizzo un piccolo triangolo e vado ad intrappolare con la punta del triangolo che va imbattuta sullo spot un loop all'interno del quale faccio passare tutto lo spot. Richiede una certa manualità, non è nulla di impossibile. L'importante è che non intrappoliate fibre o quantomeno il minor numero di fibre possibile. Trattengo con l'altro dito il loop, prendo lo spillo di servizio,
lo inserisco nel loop e allontanerò il bobinatore in questa maniera qua. Tirando il bobinatore ottengo che il loop si va a chiudere addosso allo spot. Sfilo lo spillo e faccio la stessa procedura un altro paio di volte. È importante, mentre lo fate, che eventualmente dribblate, tra virgolette, eventuali piume che potrebbero intrappolarsi. Questo le spingerà anche su. Di nuovo, due dita, loop, triangolo, passo dentro, evito le fibre, trattengo con l'altro dito, spillo di servizio, tiro il bobinatore, in quest'ultimo passaggio, volendo, potete applicare anche un po' di colla sul filo di montaggio per chiudere. Non è questo il caso, ma qualora dovesse essere rimasta intrappolata qualche fibra, potreste tranquillamente rimuoverla. Per ottenere un parachute migliore, a questo punto tiro un po' le due fibre dell'antro yarn. Come vedete, non ho fibre sparate verso l'alto, posso tranquillamente riprendere la mia mosca e metterla nella posizione corretta. Sistemo il parachute, lo intreccio un po' e vado a rimuovere l'eccedenza della lunghezza desiderata. E ho realizzato uno spot molto pulito. Il quinto ed ultimo consiglio relativamente alla realizzazione di mosche parachute riguarda come realizzare uno spot molto ordinato e molto pulito, ancor di più rispetto al chiuderlo sotto. Si tratta di un consiglio che da una parte rende la mosca bella sia a livello fotografico, visto che va molto di moda condividere le foto dei propri artificiali sui social, da un'altra penalizza un pochino la galleggiabilità dell'artificiale stesso. Perché? Perché andrò a prendere la mia piuma che avrò scelto in precedenza, nel frattempo sono tornato al lamo dritto, vado ad aprire le fibre della piuma e vado a rimuovere metà delle fibre su un lato del calamo. Proprio in virtù del fatto che comunque è un montaggio che penalizza la galleggiabilità, andrò a mettere praticamente la metà delle fibre ad avvolgere, dovrò tenere presente che andrò a fissare praticamente la piuma con il doppio dei giri, quindi vado a pulire un po' di più rispetto a quello che farei normalmente. Libero la parte inferiore del calamo e la vado a fissare esattamente come l'altra. Con questo tipo di montaggio tendo a salire un po' di più con lo spot, proprio perché dovrò fare più giri e scendere maggiormente. Fissata la piuma, anche in questo caso la andrò ad avvolgere in maniera perpendicolare rispetto al morsetto. Chiudo la mosca, sempre immaginando che abbiate realizzato la mosca completa, rimuovo il filo di montaggio, prendo l'amo e lo vado a mettere in posizione perpendicolare. Filo di montaggio fermato sullo spot. Ovviamente lo spot, per le dimostrazioni che vi sto facendo, si sta un po' ingrandendo, ma su una mosca normale viene solitamente molto più piccolo. Pinza per le eagle, pinzo la punta della piuma. Qual è il vero vantaggio di questo montaggio? È che non vado a schiacciare altre fibre, perché un lato della piuma sarà pulito. L'importante in questo tipo di realizzazione è che andrete a pulire il calamo dal lato in cui andrete poi ad avvolgerlo sullo spot, e non dal lato opposto, chiaramente. Inizio ad avvolgere, sempre scendendo. Una volta fatto questo lavoro, esattamente come nel caso precedente, due giri da un lato, due giri dall'altro, sempre sotto la piuma, e rimuovete la piuma inutilizzata. Questo, come vedete, ha realizzato un parachute molto più pulito. Faccio un altro giro per sicurezza e a questo punto vado a chiuderla esattamente come nell'altro caso, quindi prendo il filo e realizzo il nodo sotto al parachute.
come vedete ho un parachute notevolmente più pulito rispetto al montaggio classico, chiaramente a discapito della quantità di fibre che sono andato ad avvolgere. Posso recuperare con qualche giro in più rispetto al normale. Spero che questo mio video relativo ai 5 consigli per realizzare un parachute migliore possa in qualche maniera esservi tornato utile, anche solo per delle piccole sfumature delle quali ho parlato. Se così dovesse essere stato, iscrivetevi al canale, un bel like al video in questione e perché no, se avete ulteriori domande e chiarimenti non esitate a scrivermi o a scriverlo qui sotto fra i commenti del video. Mi raccomando, non perdete nemmeno uno dei video che faccio perché in ciascuno potrebbe esserci qualcosa che vi torna utile. Un saluto. Ora la domanda è: che ci faccio con questi ami senza niente? Solo con il parachute? Me li metto come orecchino? Così.